go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Buongiorno a tutti, carissimi corretti e non, questa è la 27esima puntata di Caffè Noir Corretto, in diretta come sempre con me, la vostra Hélène Noir, per Radio Plastic e per tutti voi che mi seguite da ben 27 puntate da novembre scorso. Siamo arrivati a primavera, questa prima puntata di maggio, sperando che questo clima favorevole ci accompagni per tanti tanti mesi, dalla primavera all'estate, perché di pioggia e di malumore, di freddo non se ne può davvero più. E oltretutto, per levarvi il grigiore dei giorni scorsi e dell'inverno, continuiamo con la nostra rubrica, la nuova rubrica nata dalla scorsa puntata, appunto Music History. In questa puntata di oggi infatti vi parlerò di tante curiosità e chicche di musica anni 30 e 40. La scorsa puntata ovviamente abbiamo parlato di musica anni 20 e di Charleston, ero insieme alla mia alter ego Katia Rouge, che saluto, che so che mi sta ascoltando con le sue cuffiette anche dall'ufficio. Con lei, come sapete, siamo sempre insieme soltanto due volte al mese, mentre oggi un ospite speciale mi raggiungerà tra un'oretta e quindi tra poco ne sentirete delle belle, sì, perché insieme facciamo sempre un po' di putiferio. Ma insomma, non vi voglio svelare tutto, sono appena arrivata per accompagnarvi in queste due ore prima di pranzo, in queste due ore un po' folli proprio come me, con tanta buona musica di ieri e di oggi e questa speciale rubrica. Quindi, per andare direttamente in questa atmosfera proprio anni 30, cominciamo con una bella canzone di quell'epoca. Tirate fuori le vostre scarpette da ballo, i vostri abitini floreali un po' swing, mettetevi il cappellino sulle 23, il fiorellino alla mano e insomma catapultiamoci in questa atmosfera retro, e tra poco vi svelerò tutti i segreti di quegli anni. Thank you.
Basta dopo che si la deve per esprimerti quello che dice il cuore, 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 quando vedo te. E nell'estate di una musica io ti mormorò, trepido, senti il cuore, 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 quello che ti dice. Trema le mie labbra allor, parlano d'amore. Va, va, bacini vicina con la bocca, bocca piccolina, dirmi tam, 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 ti baci in quantità. Tu, tu, tu sei birichina, ma sei tanta, tanto deliziosa ciò che ti interessa, che cos'è? Teresa, 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 e via va, via va, e si lava con me. Via va, via va, dimmi tu cosa sono questa, si la vede amore. Va, va, bacia in piscina con la bocca, bocca piccolina, dammi tam, 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 ti baci in quantità. Sulla bocca piccolina. E insomma, chi non si ricorda questo grandissimo successo? Insomma, anche se l'audio è un pochino arrugginito, insomma, questi sono pezzi, sono brani veramente, veramente antichi, veramente vecchi, e quindi insomma anche la qualità non è proprio delle migliori, ma è questa è la sonorità in cui vi voglio catapultare stamani, raccontandovi anche qualche chicca proprio di quegli anni. Innanzitutto voglio salutare il nostro primo ascoltatore che si è collegato stamattina dal suo ufficio. Buondì Tommaso, vi ascolto anche io, quindi io gli ho già risposto: buongiorno Tommy, buon caffè anche a te, buon caffè. Quindi molto corretto come sempre a tutti i nostri radioascoltatori che ci seguono vecchi e nuovi. E quindi parlavamo di anni 30, vi voglio dare giusto qualche chicca, perché si parlerà ovviamente non tutte le due ore di questo stile, di questa musica, di questa epoca, ma se ne parlerà sia in tema italiano, quindi nazionale, che oltreoceano, e quindi con qualche brano anche insomma americano, proprio di quegli anni. Gli anni 30 appunto vengono proprio definiti così, il decennio appunto compreso tra il 30 e il 39. Vi sono stati molti eventi, invenzioni e scoperte. Venne disputato il primo mondiale di calcio organizzato e vinto dall'Uruguay nel 1930. Poi viene prodotto il lungometraggio Il Re del Jazz, e già da qui, dal primo lungometraggio, ci si avvicina anche al mondo della musica. Questo lungometraggio appunto fu proprio uno dei primi musical a colori. Venne scoperto inoltre nel 30 il pianeta Plutone. Poi andiamo avanti anno per anno. Il primo maggio a New York nel 31 venne inaugurato l'Empire State Building, che toglie al Chrysler Building il titolo di grattacielo più alto del mondo, mentre a Chicago Al Capone viene proprio arrestato in quell'epoca nel 31 per evasione fiscale da Elliot Ness e i suoi compagni, proprio gli Intoccabili. Quindi vi diamo qualche chicca anche di cinematografia, un film, Gli Intoccabili, che ognuno di noi deve aver visto, e se non lo avete fatto vi giuro che dovete proprio rimediare. Condannato a 11 anni di reclusione Al Capone, il 19 settembre in Giappone invade la Manciuria, e poi Ernst Ruska mette a punto il microscopio elettronico, quindi si parla anche dei prime scoperte importanti scientifiche per la biologia.
E poi nel 32 qualche chicca, arriviamo fino al 35, dai, fino alla prima metà di quegli 10 anni, di quel decennio, appunto a giugno-luglio in Svizzera la conferenza di Losanna stabilisce di condonare alla Germania i pagamenti dovuti per le riparazioni di guerra. Questo piccolo tassello lo lancio lì, anche perché la Germania tutt'oggi si dovrebbe ricordare di questo passo che è stato fatto nei suoi confronti proprio per la politica austera che, insomma, con cui decide appunto le banche appunto decidono di far tremare un po' tutti gli stati europei tutt'oggi. Ma andiamo avanti. Ad agosto del 32 l'americana Amelia Earhart è la prima donna a sorvolare l'Atlantico e inoltre in quest'anno per gli amanti della cinematografia, appunto cinefili, l'ha prodotta la prima pellicola in Technicolor. Poi vi parlerò anche un attimo di storia del cinema, proprio qualche chicca, appunto come si passa dal bianco e nero ai colori proprio negli anni 30. E poi, insomma, andiamo avanti, si crea la prima telecamera elettronica. Il 30 gennaio del 33 sono anni molto caldi, molto particolari questi qui di cui andiamo a parlare. Adolf Hitler viene eletto cancelliere tedesco, inizio del regime nazista in Germania. Quindi già la Germania aveva causato la prima guerra mondiale, le era stato condonato appunto il pagamento dovuto per le riparazioni di guerra, mentre noi sappiamo già che dopo gli anni 30, appunto nel 39, si scatenerà già il secondo conflitto mondiale e poi appunto porterà alla seconda guerra mondiale. Vennero costruiti già i primi campi di sterminio e l'antisemitismo divenne sempre più marcato. Siamo soltanto nel 33. Il presidente degli Stati Uniti d'America, Franklin Roosevelt, avvia la politica del New Deal. Come sappiamo, c'era stato il crollo della borsa nel 29. Insomma, chi se lo ricorda, che ha studiato storia o chi è appassionato di quell'epoca o chi magari, non so se ci ascolta anche qualche nonno e si ricorda di questi tragici periodi, insomma. La politica del New Deal venne risolta appunto per combattere la Grande Depressione, quindi già allora c'erano grandi difficoltà finanziarie un po' in tutto il mondo, grandi crolli dei prezzi. Negli Stati Uniti venne abolito il proibizionismo, è già qui qualcosa di positivo. Nel 1934, a luglio, in Austria viene assassinato il cancelliere Dollfuss. Negli Stati Uniti, a Hollywood, nasce la 20th Century Fox e chi non se la può ricordare, tutt'oggi una delle più grandi case cinematografiche. Wallace Carothers inventa il nylon, uno dei tessuti più usati al mondo, è stato inventato proprio nel 1934. Il 10 giugno l'Italia vince il suo primo titolo ai mondiali di calcio, quindi primo titolo del 1934. E a giugno a Venezia avviene il primo incontro ufficiale tra Benito Mussolini e Adolf Hitler. Arriviamo al 1935 parlando di swing. E quindi vi sto dicendo le ultime chicche dei primi proprio primi anni, primi 5 anni del decennio, per poi rimandarvi subito tanta buona musica. Parliamo di swing. Lo swing nasce nel 35, si afferma come componente definitiva del jazz e inizia a diffondersi in tutto il mondo. Inizia l'era delle numerose big band. Big band di cui vi parlerò proprio tra poco. Adesso vi lancio un altro pezzo di quegli anni, un pezzo italiano.